elettorale siciliana sia una campagna elettorale siciliana, non nazionale. Ma non perché la vogliamo sminuire, ma perché riterremmo al contrario che considerare la campagna elettorale siciliana come una campagna elettorale nazionale sia considerare la Sicilia come servente e come strumentale a un disegno generale che è un disegno di altri, mentre noi invece pensiamo che nulla c'è più importante per la Sicilia che essere considerata ciò che è, ossia la terra di milioni di cittadini che la amano, di milioni di siciliani che la amano e che non votano in funzione di esigenze nazionali ma che votano in funzione di quello che è il bisogno reale di questa terra. Quando noi diciamo che la campagna elettorale siciliana non è un tema nazionale, non lo diciamo per sminuirla ma lo diciamo per valorizzarla. E la seconda cosa è che è proprio la scorsa campagna, quella del 2012, che dimostra che non c'è tutto questo nesso tra la campagna regionale e quella nazionale. Perché 5 anni fa, ve lo ricordate, vinse Crocetta e questo doveva aprire la strada a un trionfo di Bersani. Ha vinto Crocetta e poi Bersani non ha vinto. Quindi non c'è una logica matematica per cui chi vince la Sicilia vince le politiche. Quello che invece noi vogliamo valorizzare è che l'unica innovazione di questa campagna elettorale è rappresentata da Fabrizio Micheli. Cioè tutti gli altri si sono già candidati, tutti gli altri non sono uscenti, quindi se si sono candidati e non sono uscenti vuol dire che hanno perso, e il confronto tra politici che hanno perso è l'unico che speriamo possa vincere, ossia Fabrizio Micheli. Abbiamo scelto il rettore di Palermo, lo stiamo sostenendo con lealtà, è il leader della più grande azienda pubblica siciliana, ossia la Università di Palermo, ed è il motivo per cui noi questa cosa la vogliamo valorizzare per dire che stiamo presentando una candidatura di uno degli esponenti più illustri della Sicilia che al tempo stesso ha anche una esperienza amministrativa.